Allora, Foggia è specchio, Foggia è tornata, nel senso che questa grande provincia... Innanzitutto vogliamo sapere se ti è piaciuto il discorso di Mattarella. No, non c'è dubbio, non c'è dubbio, anche perché io sono un fan di Mattarella e devo dire, non dico nulla, lo trasmetto con gli occhi quello che sto pensando. Il Presidente ci ha fatto un grande regalo oggi a venire qui, ma è un regalo intelligente, sensibile, affettuoso, perché in questo modo ha fatto sentire la vicinanza dell'intera Repubblica Italiana a questa importantissima città della Puglia e ci ha dato quell'incoraggiamento necessario al ritorno. Per questo ho detto Foggia is back, perché Foggia è tornata oggi con l'inaugurazione dell'anno giudiziario, è tornata oggi con la presenza del Presidente della Repubblica, con i commissari che, con i quali ho avuto brevissimi ma utili scambi su quello che potremo fare in futuro, col prefetto Carmine Esposito, che è una persona che io conosco benissimo, come conosco benissimo anche il commissario Magno, che è stato prefetto di Bari. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti e stasera Confindustria, con un tempismo degno di un grande attore, entra sul palcoscenico della rinascita di questa provincia, dando il segno di cosa si può fare tra il sistema dell'impresa, privatissimo, nel senso basato ovviamente sulla logica del profitto, che però sentendo la responsabilità sociale del proprio ruolo si aggancia ad una istituzione benefica, ma addirittura trasformatasi da prima in una grandissima, forse una delle più grandi aziende agricole della Puglia, che già ha portato tante novità nel nostro sistema, ma evidentemente vogliono cominciare a sperimentare, parlo solo per esempio della nutraceutica, un modo di utilizzare i cibi come medicine. Questo sistema ovviamente è un sistema che viene studiato da tutte le università pugliesi, sia dal Policlinico di Foggia, lo dico con grande orgoglio, Policlinico di Foggia, che sta facendo il suo cammino davvero con encomiabile. Io stamattina ho parlato sia con Dattoli che con il preside della facoltà, con tutti coloro che stanno lavorando. Ma la nutraceutica è quindi un sistema anche di precisione che consente, attraverso la selezione di alcuni alimenti, di contrastare per esempio persino i tumori. E questo sistema è un sistema che interessa l'industria. Foggia è il luogo principale dove l'agricoltura incontra l'industria e il Presidente ha avuto un'intuizione formidabile nel costruire questo legame. Immaginate che ancora oggi in Europa il PSR è sganciato dai fondi europei per le imprese. Noi dobbiamo provare a collegare queste due linee di investimento e questo esperimento, la Zaccagnino ormai è molto ben diretto dall'avvocato Lusi, è il luogo delle sperimentazioni, dell'innovazione nella filiera commerciale, del grano, ma adesso anche di questa integrazione tra agricoltura e industria. D'altra parte Foggia è la città che ha inventato il brevetto che consente di produrre farine adatte per i celiaci e quindi evidentemente c'è un'abilità e una vocazione della città verso la ricerca scientifica e verso la filiera agroalimentare. Mattarella ha atterrato Giorgino Lisa, però voli di linea lì non si vedono. Che dice lei? Può dire con lo stesso orgoglio Gino Lisa come dice il Policlinico di Foggia? Assolutamente, Gino Lisa è stato completamente ricostruito da zero dalla Regione Puglia, adesso aspettiamo che ci siano dei foggiani che vogliano volare da Foggia e che le aziende se non ci sono le compagnie non possono volare. Certo, ma le compagnie devono essere richiamate dai biglietti, perché è vietato finanziare i voli, perché altrimenti questo determina aiuti di Stato e questo non è possibile. Addirittura non ci volevano fare aggiustare l'aeroporto, siamo riusciti ad aggiustarlo con soldi pubblici e non con i soldi dall'aeroporto, grazie ad un escamotage dedicandolo alla protezione civile, se altrimenti neanche questo era possibile. E dove, quindi l'aeroporto... Facciamo i biglietti e dove entriamo? Facciamo i biglietti senza... Foggia deve entrare nel terzo millennio, si deve rendere conto che gli aeroporti funzionano se c'è una domanda. Quando ci sarà una domanda adeguata all'interesse delle imprese, e sicuramente le imprese pugliesi ci daranno una mano, le compagnie verranno ad occupare un aeroporto perfettamente in grado di funzionare. Se non viene nessuna compagnia, naturalmente non si vola, perché vuol dire
che il mercato non chiede poi. Presidente, come si fa a misurare la domanda prima che appartano le compagnie? Guardi, è semplicissimo. Se c'è domanda, basta iniziare con qualche volo. Le compagnie normalmente hanno i loro uffici che fanno le ricerche di mercato e sanno benissimo quando c'è domanda e quando non c'è. Quando c'è domanda le garantisco che fanno a botte per avere un aeroporto. Sono sicuro che questo avverrà anche a Foggia, ovviamente purché ci sia effettivamente questo. Tenete conto che voi avete un problema per i voli interni che è pesantissimo. Siete il posto più vicino all'Europa, a Milano e a Roma. E quindi è chiaro che molti soggetti non prendono il volo Bari-Roma, per esempio, che è il più redditizio per tutti i voli, perché Foggia-Roma, onestamente, in aeroplano sono in pochi quelli che vanno in aeroplano a Roma. E questo ovviamente è un limite di operatività dell'aeroporto, che però è un punto di forza di Foggia, perché è vicino a Roma. Non è che uno allontana Foggia e la porta ben dietro, perché ci deve andare con l'aereo. Non so se è chiaro. Presidente, oggi a Foggia anche per parlare di legalità, criminalità, per consultare la legalità. Certo, più tardi. È chiaro che abbiamo messo insieme più cose perché il tempo che ho per dedicarmi alle cose non è tanto, quindi oggi è un'intera giornata dedicata a Foggia, che è cominciata col Presidente della Repubblica e finisce con la più grande emergenza che ha la città, perché è evidente che se non ripristiniamo la convivenza civile e non eliminiamo la criminalità organizzata, la mafia, come la dobbiamo chiamare col suo nome, è evidente che è difficile ogni sogno di gloria. Voglio anche dire che questa è purtroppo la provincia dove l'intero Stato ha fallito il suo compito negli ultimi anni. Siamo tutti in ritardo, sono in ritardo le indagini, sono in ritardo le istituzioni, sono in ritardo le associazioni anti-racket. Questa è stata l'ultima città a dar vita ad un'associazione anti-racket e naturalmente quindi bisogna intensificare lo sforzo. È un po' come quando il Foggia stava... Presidente, un'ultima cosa, si può fare chiarezza una volta per tutte sulla storia del governo di salute pubblica di cui parla Iaccarino, dice di avere audio, WhatsApp? Lui gli audio, i WhatsApp li esibisce, possibilmente nella sede giudiziaria dove li ha evocati, e ci fa capire di cosa sta parlando. Io non faccio il piacere a nessuno di trasformare un'indagine penale in una polemica, perché io sono un boccone ghiotto per chiunque, quindi sono però abbastanza indigesto e conosco il sistema, quindi sto zitto e aspetto che l'autorità giudiziaria faccia. Ma nella coalizione di cui parla lei della Puglia c'è spazio in questo perimetro anche per il centrodestra addirittura? Guardi, la coalizione, il centrodestra purtroppo per loro in moltissimi comuni non si riesce neanche a presentare, e questo evidentemente non è colpa mia. E quindi molti soggetti che facevano capo in passato al centrodestra finiscono per aderire ai progetti di governo della coalizione per la Puglia, che potrebbe anche essere una coalizione per l'Italia. Quindi è normalissimo che questo accada, è sempre avvenuto in tutte le amministrazioni, in tutti i comuni, perché l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle regioni determina che su un determinato programma si aggregano tutti coloro che si vogliono legare. Non è che essere di centrodestra significa essere... Sono spesso persone per benissimo, esattamente come quello di centrosinistra. Quindi se il progetto è condiviso, non vedo motivo, io sono molto di sinistra, ma non vedo motivo, se il progetto è condiviso, di non dover collaborare anche con una persona che ha un'estrazione politica diversa. E questa è la differenza tra il PD di Emiliano e il PD? No, siccome il PD è in gran parte Emiliano, non c'è nessuna differenza.